Ciao, questo video è dedicato a questa tastiera. Pensate che era inclusa nell'iMac da 21 pollici e mezzo, comperato nel 2009. Pensate, l'ho conservata all'interno di un sacchetto dopo averlo utilizzato per tantissimi anni. Tant'è che anche l'iMac funziona tutt'oggi e tutt'oggi lo utilizzo con il MacBook Air del 2012 che ho comprato da dicembre e lo utilizzo solo per contenuti personali. E avevo così piacere di parlarvene, abbinato anche alla trackpad di prima generazione. E non perde veramente un colpo, mi ha sorpreso. L'avevo appunto in un sacchetto così, ho detto dai, proviamo a vedere se funziona ancora e proviamo a vedere come ti trovi a utilizzarlo come tastiera esterna dell'Air. Allora, è l'unica tastiera esterna, vi dico, con cui mi trovo e veramente ne ho provate altre, ma è l'unica compatta con cui riesco a scrivere veloce come sono abituato e è l'unica veramente con cui mi trovo bene. L'utilizzo insieme, come vi dicevo prima, alla trackpad. Funziona con batterie AAA, me ne servono sempre due alla volta, lo stesso comunque anche la trackpad, e una volta chiusa veramente non perde un colpo, replica esattamente sui tasti F tutte le stesse funzioni che ha la tastiera originale, e vedete volume, multitasking, luminosità. Ecco, a forza di scrivere, e credetemi, in tanti blog del passato ho scritto veramente tanto, i tasti F sono scesi, si è abbassato anche di conseguenza anche questa parte della tastiera ufficiale, vediamo, sì. Se schiaccio bene, i tasti risalgono. C'ho scritto veramente centinaia di articoli. Ha preso una forma a scendere, veramente. A quei tempi non esistevano le versioni bianca o nera. Esisteva solo la versione nera di tastiera e appunto mi fa proprio piacere poterla utilizzare tutt'oggi e se non fosse comoda per il poco spazio che occupa e che ho dove tengo tutto, veramente non sarebbe ritornata nel sacchetto e via da qualche parte. Ma è veramente, come vi dicevo, tutt'oggi comoda e la utilizzo con l'Air con macOS Catalina 10.15.3 e così.
volevo parlarvene, lato destro invece ha pulsante di accensione, efficiente, e se siamo qua a parlarne 11 anni dopo il suo primo avvio, un prodotto di qualità.